sempre solo, io e te. Quindi uccidimi. Perché lo devo fare? Perché è la nostra storia. Tu mi uccidi per dare via all'umanità. Sì, ma scusa, io sono quello che ne esce un po' peggio in questa storia. Io avrò ricordato da tutti come il personaggio cattivo. E io non voglio essere giudicato così. Ah, che non è mica facile portare un peso del genere. Sono sicuro che mi farà venire una gastrite allucinante. No! Voglio la vita tranquilla di un mito sereno. Sotto la lupa a pompare il latte come Romolo e Remo. No! Romolo e Remo faranno la nostra stessa fine. C'è un fratello che ammazza l'altro. Abbiamo preso il mito di Caino e Abele, l'abbiamo trattato come mito, partendo dal punto, proprio dal concetto che l'hanno scritto gli uomini e l'hanno scritto per dimostrare qualcosa, e poi abbiamo fatto il paradosso comico, abbiamo fatto un Caino che si rifiuta di uccidere Abele, quindi abbiamo come dissacrato un mito. E va bene, è inutile dire che siamo dalla parte tutti di questo nostro Caino. Invidiami e ammazzami. Guarda, se vuoi che ti invidi dovrai fare molto più di così. Ma te l'ho spiegato prima. C'è scritto qua. Dio rifiuta le tue offerte e accetta le mie. Questo non ti crea rabbia, non ti crea frustrazione, non ti fa venire voglia di ammazzarmi. Assolutamente no, Bruno, se avrà accettato le tue offerte è perché sei stato più bravo. Non hai voglia di farmi del male. Ma perché non è? Perché è normale. Tutti fanno del male ai più deboli. Per noia, per rabbia repressa, per divertimento, per remunerazione, per appartenenza a un gruppo. Bello. Smettila! Smettila! Adesso io so cosa faccio. Io ti ammazzo! Forse da dirlo è facile, sì, ma farlo... Sì, perché io non ne posso più. Dai. Io sto impazzendo, io so che tu te lo spacco in testa. Vuoi vedere? Vuoi vedere che te lo spacco in testa? 40 giorni di lavoro collettivo. È stato fortissimo, bello, discussioni filosofiche su chi era Caino, cos'era Caino. Ogni scena, ogni personaggio che abbiamo scelto, l'abbiamo scelto insieme. C'è stato un grande dibattito se mettere i celerini oppure no. E chi sono questi? Gli operai metalmeccanici! Ma cosa vogliono anche gli operai metalmeccanici? Si lamenta perché lavorano 8 ore al giorno rischiando la vita per 1200 euro al mese. E capitano! Anche noi però, eh! E perché non protestiamo? Perché noi obbediamo! Giusto! Batti fianco baby, 1, 2, 3. Batti fianco baby, 1, 2, 3. Batti fianco, rompi piedi, spezza collo, colpi testa baby, 1, 2, 3. Scappa, scappa. 2, 3. Scappa, scappa baby, 1, 2. Il sacro ha a che fare un po' con la filosofia, è qualcosa che sta un po' più in alto del, diciamo, di dove siamo abituati a camminare noi, e sta un pochino più in alto ed è un punto dove, al quale noi possiamo tendere per riflettere su alcune cose. Stasera ti voglio dare un consiglio, molto umile e molto semplice. Tu lasciaci la possibilità di scegliere, ma se vedi che stiamo facendo una cazzata, fermaci! Tu lasciaci l'illusione di farla, ma fermaci! Con Abramo lo hai fatto! E allora? Io sono sempre quel gattino che ogni colpa prenderà. Serve sempre un Caino che ogni colpa prenderà. Ammazzala bene!